Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Crania Sky 2. Allora ragazzuoli, ho fatto un po' di roba off camera, nel senso ho fatto questo pezzettino di terreno qua, un pezzettino di terreno là. Ho fatto un po' di roba della Timecraft, nel senso non ho fatto niente in realtà. Sono solo andato a cercare le RSI, questa roba qua. Ne ho combinate un po', ne sono venute fuori altre veramente lunga, 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 lunga. Allora, ho deciso di abbandonarla, nel senso, non abbandonarla, attenzione, fermi un attimo. Non la voglio abbandonare. Questa roba ve l'avevo fatta vedere, sai che non mi ricordo? Tutto sto coso qua che avevo fatto. Non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere o no. Comunque sia, queste strutture qua che vedete servono per fare mana con le piante del mana. È il modo migliore per farlo. Infatti ho modificato anche quello sotto. Cazzo, mi sta venendo il dubbio. È un po' che non registro l'Agrarian, quindi non mi ricordo di preciso se l'avevo fatto. Ma perché l'ho fatto tutta questa roba? Perché per questo coso qua, no? L'avevamo già fatta questa struttura, l'ho modificata un po' con i pannelli, nulla di che. Perché consuma veramente un botto di mana. E mi serve perché mi dà le shard per la Tomcraft. Ok, consuma veramente un botto di mana. Quindi ho dovuto fare tutta questa roba qua. Vedete quanto mana sta producendo. In più ho fatto questa. Qui ne ho fatte ancora di più. E qui ho fatto queste qua. Allora, ragazzi, come si fanno queste cose qua? Non ve lo sto a spiegare perché è tutto sulla puntata dell'Infinity. Se voi andate sulla playlist dell'Infinity, c'è la puntata fare il mana dall'acqua della Botania e fare il mana dal core della Botania. Vi guardate quello e così vedete come si fa. Ovviamente ho dovuto modificare un attimo perché qui non ho i cavi di redstone come quelli che ho nell'Infinity, ma l'ho fatto così, cioè è la base, voglio dire, se non sapete fare un mini circuito di redstone in questo modo cambiate gioco probabilmente. No, vabbè, a parte gli scherzi. Non è nulla di che, è semplicemente un mini passaggio di redstone per portarla qua, ok, all'hopper. Il resto fa tutto lui, usa i blocchi li produce con questi che li ho fatti, li produce qua, ho fatto l'MK2 e cazzate varie. Tutta roba che vedete trovate sull'Infinity, semplicemente per avere più mana. Non sono stato a fare puntate perché è inutile, la Botania qui l'avevamo già chiusa, mi serviva soltanto avere più mana e quindi ho fatto quello. Qui ho fatto ancora un po' di stone, ovviamente, per fare tutta questa roba qua, perché è molto più figa. Vedete, all'inizio l'avevo fatto di stone così, di cobble, sono modificata in stone con la Philosopher's Stone, però poi mi piaceva molto di più. Non ho modificato questo, perché sarebbe stata una palla unica. Già fare tutta questa struttura è stata una palla. Comunque, qua funziona. Ora non lo faccio andare quando sto registrando perché mi fa laggare. Mi abbassa ogni volta che parte il raggio, adesso lo vedrete. Non è partito. Beh, comunque ogni volta che parte il raggio mi calano gli FPS in una maniera mostruosa. Non so perché ho dei microfrizz, quindi mentre registro non va per nulla bene. Quindi ora lo spengo e basta. Allora, non voglio fermare la Timecraft, ma per fare la Timecraft mi serve anche fare le api e mi serve anche fare quella Blood. La Blood Magical, quindi faremo un po' tutto insieme. Quindi oggi ci dedichiamo alle api. Per questo che ho fatto questa zona qua. Ah, ecco, la cosa che voglio fare oggi in realtà è questa. Vediamo, allora, il book dov'è? Ah, eccolo lì, il quest book è qua. Quindi prendiamo il quest book. Andiamo qua. Qui dov'è? Monster Hunter. Mi mancavano i maiali qua. Me ne servono 30. Vediamo se ce ne abbiamo 30 qua dentro. Vediamo. 30, perfetto. Perfetto. Ok, allora, vediamo un po'. Questa è completata.
Cos'è che mi manca da completare qua? Solo gli slime. E ho capito, ma come la faccio di slime? Il resto ho fatto tutto, fammi vedere. Sì, solo gli slime mi manca. Vabbè, cercherò poi il modo per fare gli slime. Quindi a sto punto qui posso anche... Vediamo un po' come siamo messi. Ancora carote, gliele tolgo. E basta, questi li ammazziamo. Ci prendiamo le bistecchine. Ok, mi è rimasto un maialino qua, lo ammazziamo anche lui. E buono, a posto. Ah, questo qui sta continuando a produrre minchioni. Qui sarà strapieno, infatti dovrò svuotarlo. Guardate quante enderpearl mi ha preso. Fantastico. Tutta sta roba qua. Anche questi ci servono. Questo ancora fili, ottimo. Vabbè, poi svuoterò io con calma off camera. Qua non mi piace, eh. Allora, mettiamo a cuocere intanto ste bistecche. Ok, mettiamo giù tutto. Stecchine, ce ne mangiamo un po', anzi sto coso, eh? Dai, mangiamo questo. Dicevo, allora dobbiamo fare le quest delle api, quindi iniziamo a fare le quest delle api. Quindi andiamo sotto Bizentris. Open, ok, dobbiamo fare questa roba qua, quindi il Carpenter, lo Squeezer e la centrifuga. Allora, come si fanno? Vediamo subito. Carpenter. Allora, Carpenter si fa col bronzo. Ok, e il bronzo lo facciamo. Scusate, il bronzo lo facciamo. Non con la Tinker perché mi rompo le balle, ma che cazzo, ma con fatemi vedere dove che... A parte che ce l'ho già, quindi non mi interessa. Va bene qua, allora questo, ma me ne serve tanto, bronzo me ne serve davvero tanto. Allora facciamo 1, 2 e 3, perché tutte e tre i macchinari me lo chiederanno, lo store di casing. Ok, così vabbè, possiamo fare il Carpenter. Poi dobbiamo fare lo squeezer e la centrifuga. Quindi lo squeezer, no, non sopra lì. Lo squeezer, no, eccolo qua. Lo squeezer si fa con la tina, perfetto. Quindi non mi serve tutto il bronzo. Ok, e la centrifuga dobbiamo fare. Centrifughe. Ok. Che si fa col copper. Ah, che bello. Fatti tutti e tre. Perfetto. Ora, che cosa dobbiamo fare? Completiamo la quest innanzitutto. Poi ci dà il Belizer, l'Honey Comb e il Tropical Hive. Ok. Ok. E ci sblocca questo. Attracting Bees. Ok, allora. Cosa voglio fare prima però? Prima colleghiamo questi macchinari qua, quindi dobbiamo fare i cavi della corrente, quindi energy, vediamo cosa abbiamo ancora. Beh, no, ci bastano questi qua. L'energy flux, ok, perfetto, questi sono perfetti. E poi mi serve, ma per il momento dovrebbero bastare questi, quindi andiamo nella nostra bella zona dell'apicoltore. Ah, devo tenermi questo
in barra nella nostra bella zona dell'apicoltore e gli freghiamo la corrente qua. Quindi ci prendiamo il nostro bel cavolo, mi sono tipo così. Ah, che bello. Ok, bello, insomma. Esteticamente non è il massimo della vita, però noi ce ne sbattiamo dell'estetica e guardiamo la funzionalità e la praticità. L'estetica la lasciamo alle fighette. Ok, allora mettiamo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eccoli qua. Allora, la centrifuga dovrebbe servire a centrifugare, esatto, l'honeycomb. Centrifugando l'honeycomb ci dà il beeswax. Il beeswax messo qua dentro ci dà nulla. No, non si può mettere. Si può metterlo qua forse? No. Ah, manca la resipe. Vabbè, questi servono per costruire della roba. L'unica cosa che serve la centrifuga per il momento è appunto fare l'honeycomb. Questo invece serve per analizzare le nostre api. Ci serve un. Ah, beh, ma vedete, ma. Quindi se io metto questo qua dentro. Ah no. Centrifugando l'honeycomb dovrebbe darci l'honey normale. In teoria anche. Esatto, eccolo qua. Eccolo qua, l'honey drop. L'honey drop messo qua dentro. Ok, insieme a un'ape ce l'analizza, quindi ci dice geneticamente che ape è. Ok? Comunque, per il momento andiamo avanti con le questiche, le nostre belle quest. Poi dopo, con calma off camera, porterò anche un'altra volta questo di là. Vabbè, comunque, facciamo il resto della quest. Quindi, Attacking Beast, dobbiamo fare Scented Artificial Hive. Oh, e ci dà anche un po' di cose. Perfetto, quindi artificial Hive. Questo qua, lo scented, che non si può fa. Però si può fa questo, che si fa con una balla di fieno e una di queste. Ok, ma non ci serve però lo scented. Come lo faccio? To start. Ah, nello squeezer dobbiamo metterlo. Allora, ci servono i semi seed facciamo così però perché di seed ce ne servono parecchi. Adesso mi è venuto in mente che cosa dobbiamo fare con il coso. Adesso vi faccio vedere. Allora, in teoria lo squeezer serve per fare il seed oil. Ok? Allora, adesso a noi in teoria dovrebbe produrci seed oil. Vedete, sta producendo seed oil. Perfetto. Lo lasciamo andare intanto che produce. Cerchiamo di capire allora cosa dice. Allora, craft artificial hive, the process seeding. Ok, dobbiamo mettere praticamente i semi nello squeezer e fare seed. Devi piazzare un bucket of seed oil, quindi un bucket di seed, nel wooden barrel and stick the hive. Ah, ok, allora aspetta, vediamo se ho ancora cosa, come si chiama? Wooden barrel, guarda quante ne ho. No, non è questo. Che pirla. No, non ho più barrel, quindi. Eccolo qua. Ok, andiamo a piazzarlo là. No, mi serve bucket. Bucket. Un bucket vuoto.
Come siamo messi con la corrente? Siamo messi che non ce n'è più di corrente. Allora, prendiamo il nostro bel Yellorium e lo buttiamo dentro. E ci prendiamo questo qua. E lo buttiamo dentro. Ok, allora, andiamo là. Perfetto. Allora, intanto qui mi sta facendo seed oil, non tanto a manetta come speravo, però lo sta facendo. Poi prendiamo un nostro bel barrel, lo mettiamo tipo qua. E mi serve un barrel di seed oil, un coso. Ok, and stick the hive in the barrel of oil, ok. I place it somewhere the bees. Ok, ragazzi, io so veramente poco o nulla delle api. Purtroppo queste mod che stiamo andando ad affrontare, la Towncraft, la Blood Magic e la questa qua delle api non le conosco, non le ho mai fatte perché le ho sempre trovate lunghe e noiose. In realtà ho visto ad esempio la botania, non la conoscevo mai, è piaciuta un botto, guardate che cazzo di roba che ho tirato su, quindi può essere che anche queste mi piacciono. Ah, qui ho messo altre barrel con altri cavi, ok, perché si erano riempiti e niente, quindi piano piano imparerò a fare anche queste, quindi abbiate pazienza. Se avete consigli, scrivete nei commenti. Critiche costruttive, ovviamente, ragazzi, non critiche tipo sei un coglione e buona finita lì. Ah, queste sono le Tropical Ivy, potrei già piazzarle, tipo. Fammi capire, se io ne piazzo una, cosa succede? Che niente. Con lo scoop, ah, ok, dovrei fare lo scoop così mi si aprono. Va bene, ok, poi lo facciamo. Anzi, lo andiamo a fare subito. Lo scoop, vediamolo qua. Lo scoop, l'unico modo, ragazzi, per facciamo questo qua di Mana Steel. No, dai. Ah, facciamo quello normale. Dicevo, l'unico modo, ragazzi, per catturare delle api è con lo scoop. Quindi si va dove c'è un alveare, tipo quelli. Adesso qua dobbiamo metterli giù noi. In realtà in un qualsiasi altro pacchetto, come possa essere tipo l'Infinity o altra roba dove c'è un bioma. Ok, nel bioma troverete degli alveari come questi, piazzati in giro di diversi colori. E cliccandoci con il sinistro, quindi spaccandolo, vedete, droppa le api. In questo caso ci ha droppato le Tropical Drone e la Tropical Princess. Vedete, Angnogenoma, perché vanno analizzate. Ok, intanto qua dovrebbe aver fatto la nostra bel Seedoil. Perfetto, allora noi facciamo così o così e ci dà un bucket di Seedoil. Perfetto, intanto gli rimettiamo altra roba a cuocere, questo lo mettiamo dentro, questo facciamo così, lo raccogliamo e ci ha dato il Scented Artificial Hive Scented, che non so che cazzo vuol dire, però noi lo completiamo. Ok, anche lo scoop, perfetto, ci dà altre api. E Bee Shelter, ok. Dobbiamo fare l'apiari. Ah, ok, l'apiari. L'apiari, ragazzi, non è nient'altro che gli alveari. Io vorrei capire questo invece cos'è che è. Comunque, iniziamo a fare l'apiari. Poi cercherò di capire. Apiari, eccolo qua. Ah, si fa con. Ah, eccolo qua. Un impregnant casing. Perfetto. Allora, l'impregnant casing si fa con il legno grezzo impregnato di seed oil, 250 di seed oil dentro al carpenter. Ora io mi sa che ho messo lo squeezer e il carpenter in modo sbagliato, perché io devo fare in modo che
Aspettate un secondo. Mi serve questo. Allora, facciamo così. Ah no, questi si tolgono col piccone. Prendiamo il piccone. Allora, mettiamo il carpenter così e lo squeezer invece e lo squeezer invece lo mettiamo così. In teoria adesso dovrebbe riempirsi di qua. No, water, seed, oh, ah, perché no, ok, non serviva un cazzo sta roba. Vabbè, fa niente. La fa niente, lasciamoglielo riempire. Ok, perfetto. Dicevamo, dobbiamo fare. Ci serve il legno grezzo. Però io per prima cosa farei una bella chest gigante. Allora, facciamo una bella chest gigante. Gigante, che così è al massimo. Ad esempio mi servono 9 di clay, 32, 32 e 9. Allora, questo ce l'abbiamo. Poi queste qua ce le abbiamo. Mi mancano le chest. Vediamo, chest, ne ho una sola. Allora, questa roba intanto la possiamo anche mettere giù, eh. Per il momento non mi serve a nulla. No, il resto lo teniamo. Dicevo, mi serve la clay. Allora, no, mi serve il legno. Abbiamo quasi finito il legno, eh. 4, 4 e 4, ok. E poi mi serve la clay, che ce l'ho. Perfetto, allora facciamo così. Facciamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo e questa ce l'abbiamo. La facciamo verde e facciamo chest. No, e facciamo verde, build chest. Perfetto. Dov'è? Quindi per il culo è droppata dietro, non sei scemo. Vabbè, comunque ho fatto la chest. Ma dov'è che mi incastro qua? C'è un bug di qualche tipo. Allora, mettiamo giù una bella chest qui, così gli mettiamo dentro tutte le nostre belle api. Guarda che belle. E spacchiamo tutti questi. Quindi mettiamo giù le nostre belle apettine qua. 1, 2, 4, 5. Guarda quanta bella roba mi ha droppato. Queste sono le Inferna, no, le Medos. Ok, non so a che cosa servino, però lo scopriremo. Solo vivendo, lo scopriremo solo vivendo. Allora, non fateci caso, perché questa qua non si spacca? Perché ho finito lo scoop. Ah sì, ragazzi, lo scoop finisce e si consuma. Avete visto, anche abbastanza velocemente. Droppano tutti un one diverso a seconda del tipo di api. Allora andiamo a fare un altro scoop. Tu.
Ne facciamo un paio, va. Perché ci sono anche quelle. Beh, però potrei fare questo. Magari funziona uguale. Vediamo. Mana Steel Scoop. Boh. Magari si consuma di meno. In realtà si consuma uguale, secondo me ci mette anche di più a. O sono più dure quelle. Ok, ci ha dato altre belle apile tropical qua. Guarda che belline che sono. Allora le mettiamo così. E le mettiamo questo giù e anche questi qua giù. Così. Così abbiamo tutto bello a posto. Quindi mettiamo altro seed. Perfetto, che lo sta facendo, seed oil. Mi serve allora della legna, facciamo un coso, adesso vi faccio vedere una cosa. Abbiamo detto, mi serve legna grezza. Ah, devo fare la farm. Anzi, non c'è un cazzo da fare. Nella prossima puntata qua facciamo una bella farmettina di alberi, semplice, semplice. Ehi, ti ho visto, sai? Ti ho visto. Dicevo, facciamo una bella farmettina di alberi, semplice, semplice, bella, veloce, perché ci manca legno. Allora. Dobbiamo prendere un bucket. Ok, di seed, poi metterlo dentro. Tipo qua, ok, e fare così e mettere vedete così la risai, poi mettere il legno qua dentro. Se noi mettiamo il legno qua dentro, lui inizia a produrre l'impregnant casing. Ora noi lo facciamo tutto, tutto, ne facciamo 5, 4 scusate, perché ne servono 250 per ogni impregnant, quindi ne facciamo 4. Se io tolgo questo, ragazzi, non funziona. Vedete? Manca il materiale. Cioè, questa serve per fare la resipe, ma il materiale va messo qua dentro. Se voi non mettete il materiale qua dentro, non parte. Ok, a seconda di quanto ne mettete, a seconda di quanto liquido c'è, perché qui si può mettere seed oil, l'honey o l'acqua, a seconda delle cose che dovete preparare, lui produrrà o meno le cose. Intanto cerchiamo di capire sto minchia di cosa a cosa minchia serve. Serve ad attirare le api? Boh, lo scoprirò, eh. Dopo vado su internet e cerco. Non è che ci vuole tanto. Ok, quasi finito di preparare l'ultima. Perfetto, tiriamo via questo, prendiamo questo qua e andiamo a farci, come dicevamo prima, il nostro bei apiari. Allora, apiari, no, qua, api, ok, allora, apiari chest, si fa legno, legno, legno e legno, ok, noi ne facciamo 4, vediamo se ce la facciamo, sì, perfetto, 4 fatti, questi sono proprio gli apiari, ragazzi, cioè qua dentro adesso noi andremo a mettere le api. E partiamo da qua così. Quindi facciamo 1, poi lasciamo spazio, 2 di spazio, 2 di spazio e mettiamo giù. Allora, se noi adesso andiamo a aprirne uno, vedete che ci compare questa roba qua. Allora, andiamo a prenderci una nostra bella ape, tipo il Modest. Allora, prendiamo una principessa e prendiamo un drone. Ok? Quindi una principessa e un drone. Noi ci mettiamo qua e mettiamo dentro la principessa e mettiamo dentro il drone e loro si accoppiano. Accoppiandosi verrà fuori una queen. Eccola qua. Allora, mi dice che. Ok, non funziona sotto questo bioma, gli mancano fiori. Sì,
io faccio così, però mi dai petri, non mi dai fiori adesso, cazzo. Se invece lo spacco, mi dà il seme. E io il fiore come lo raccolgo? Allora, vabbè, comunque adesso non sto qua a fare, poi dopo faremo il tutto quanto. Come funziona questa roba qua? Vedi, ti dice temperatura normale a 50 gradi, no, umidità normale a 50 gradi, però abbiamo un habitat ostile e un coso ostile. Allora, noi ci prendiamo la nostra bella regina, ci prendiamo il nostro bel attrezzino qua e ci prendiamo il coso di Honey. Quindi prendiamo questo Honey Drop, andiamo qua, mettiamo un Honey Drop, mettiamo dentro la nostra bella regina e vedete che l'ha elaborata. Ci dice che se la specie è quella della Modest e le varie cose, no? Vedete che chiede un clima caldo, chiede un clima arido, diurna e notturna. Poi andiamo qua, questo è il drop che ci dà, e qua adesso tutte le varie possibili mutazioni. Noi non conosciamo niente, quindi non ci dà neanche una mutazione, ok? Ora voglio capire però invece la cosa. Allora, fertilità 2, un'impollinazione veloce, produzione lenta, no, ok, no, la pollinazione slower, lenta, molto lenta, lifespan short, ho capito, ma io chiedo invece l'habitat. Caldo, caldo. Un paio di api normali non ce l'abbiamo, tipo che partono, forse queste nell'usual drone, no, però mi ha dato solo inusual princess. Ok, proviamo un attimo questa qua. Cosa ci dà? Niente, vuoto. Allora proviamo a mettere dentro queste, quindi la principessa è un drone, la prepara, ci dà il nostro ok, qui mancano solo i fiori, perfetto. Ok, però vorrei, prendiamo questo Oni, lo mettiamo nella nostra bella centrifuga che è qua, e vediamo quanto Oni drop ci dà. Intanto abbiamo bisogno di fiori, quindi qui ad esempio c'è un fiore, no? Tipo, ma se io glielo metto lì funziona? Tipo, io lo metto qua davanti, funziona? Se gli metto dentro la regina, no, mi dice che mancano ancora fiori. Sì, ma che fiori? Adesso vediamo. Vediamo quanto Oni ci ha dato. Guarda che bello che è. Allora, Quizzer, Oni Drop. Ok, eccolo qua. Flower type, flower. Ok, territorio 9x6x9. Ok, normal, ok, questo qua, l'unusual è perfetta per questa roba qua, Ok, quello è il drop che ci dà, le mutazioni non ci interessano adesso. Allora, flower, quanto flower bisogna prendere? Quelli sono fiori, quindi se io adesso prendo pensare anche qua, se io faccio così cosa mi dà? No, mi dà i petali e il seme. E se io volessi raccogliere questo fiore non si può. Allora prendiamo l'annaffiatorio watering,
Ok. Mettiamogli un po' di fiori qua di fianco e vediamo un po'. Ok, è partito. È partito, vedete, lo capite quando parte da. Le vedete le api? Adesso non so se si vedono dal video. Però se voi guardate bene su live. Oh, c'è un Enderman. Si vedono le api gironzolare, vedete che sberluccica un po' e vedete le api che girano. Dopo un po' di fiori messi hanno iniziato a funzionare. Ok? E questa sta andando. Ora, dobbiamo aspettare che finisce. Una volta che finisce ci darà il drop e altra roba. Quindi io aspetto che finisce, ve lo faccio vedere e poi finiamo il video perché è inutile che andiamo avanti. Diventa troppo lungo poi. Ok, allora vedete questa cosa? Adesso si è fermato perché è diventata notte. Ok, quindi quest'ape non va di notte. Ok? Quindi bisognerà andare a letto a dormire e farla ripartire o aspettare comunque il giorno. Ora io andrò a letto a dormire, se no, ciao. Ok, ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua, ha completato. Non ci ha dato nessun drop, a parte altri due droni. Ok, e un'altra queen. Quindi si ripete il processo. Guardate qui un'altra princess. Si ripete il processo, loro si accoppiano. Bam! E partono un'altra volta. Ora, volendo, si possono fare anche gli incroci. Tipo, se io prendo. Qua. Se io prendo. Allora, qui di unusual non ne abbiamo neanche una. No. Però se io prendo una modest, che ne abbiamo un po'. Sì, proviamo. Una modest con un drone dell'unusual qua lo mettiamo tipo qua di fianco, no? No, mettiamola qua. Vediamo un po' cosa succede. Mettiamo questa più questa, vedete, si accoppiano e mi dà una modest. Ok. Dove servono dei fiori e dove servono territorio. Questo è il territorio in stile perché serve più arido, quindi probabilmente servirà la sabbia. Penso. Non lo so, vedremo, vedremo. Comunque, questo è il concetto di base delle api. Ora questa qua ce la possiamo anche riprendere visto che non funzica e qua la lasciamo andare. Piano piano vi spiegherò il tutto. Oh, qui ci ha dato niente, qui ci ha dato invece 10 oni drop e il beeswax che voglio capire cosa minchia serve. Un secondo, capiamo cosa serve. Ok, per fare le torce, per fare il wax cast. Per fare sia l'upgrade rain protection energy consume. Ok, serve per fare un po' di roba. Scelta paneling, candele. Vabbè, sì, serve per fare un po' di roba, dai, cercheremo di capire bene che cosa col tempo, perché poi dovrebbe esserci anche tipo gli apiari fighi. Quelli componibili, non so se c'è qua la mod. Comunque lo scopriremo. Intanto finiamo la quest che abbiamo fatto degli apiari, che era questa qua. La completiamo. Ci dà l'apiari, ah, ci dà anche la roba. I vestiti, perché dovete sapere che servono i vestiti per alcuni tipi di api. Cioè, se noi andiamo. Ah, Industrialized Apiaries. Forse queste qua. Ah, ok. Dipende dagli upgrade che inseriamo. Questi qua servono per fare. Ok, va bene, lo faremo, lo faremo. Dicevo, alcune api, tipo quelle del Nether, quelle bastarde di api del Nether, ti pungono. Ok? E quindi ti ammazzano, eh? Cioè, ma seriamente ti ammazzano, ti fanno fuori mica male. E quindi dovremo poi farle. Quindi, vabbè, niente, dai, direi che per oggi è tutto. Proseguiremo questa roba delle api finché non ci verrà fuori le cose per continuare la Towncraft. E vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare con queste apettine di merda. Va bene? Quindi direi che per oggi è tutto. Grazie a tutti, ciao!